our child. Sleeping when our people try to build their time. Siamo a quest'ultimo appuntamento, non a caso avete ricevuto questa striscionia di carta che ha una sua importanza perché, come al solito, è uno degli strumenti di rilevamento, non solo del gradimento, ma anche per avere una serie di informazioni da parte del pubblico che ha seguito questa manifestazione, questo Sudfestival, nei suoi vari appuntamenti. Abbiamo trascorso il nostro inverno cinematografico. Siamo partiti il 20 gennaio, siamo praticamente al 16 marzo, ci siamo fatti accompagnare dal cinema italiano e questo per noi è stato particolarmente faticoso, ma la soddisfazione è sicuramente tanta perché siamo riusciti a portare in questo territorio dei film che avevano fatto il giro di alcuni festival internazionali. Non a caso Mario Spada 48 ore fa era a Londra e questa sera è qui a Conversano dopo aver accolto il pubblico alle 18 a Monopoli. Porto il saluto dell'amministrazione comunale come ufficio di staff del sindaco di Conversano. Il saluto del sindaco, avvocato Giuseppe Lovascio, e dell'assessore alla cultura Pasqualino Siviglia, che hanno creduto sin dall'inizio in questo festival, patrocinando la scorsa stagione e attivando con l'organizzazione del Sudfestival una serie di collaborazioni che si sono poi anche concretizzate in un progetto che abbiamo presentato insieme presso la Casa di Risparmio, la Fondazione Casa di Risparmio. È una collaborazione che va avanti quindi da anni, noi siamo onorati di poter essere tra i patrocinatori di questa grande manifestazione che dà risalto ai talenti territoriali del nostro territorio e anche ai territori, perché nelle sedi estive come nelle sedi invernali si svolge appunto nei comuni di Conversano, Monopoli, Polignano, Verobello e quindi mette in risalto anche i beni culturali che i nostri paesi e le nostre città contengono. Grazie per essere venuti, perché i registi fanno il film per farli vedere al pubblico e se volete io dopo sono a disposizione per qualche domanda. È un film che è andato in concorso al Festival di Roma, l'ultimo Festival di Roma ad ottobre, è girato a Milano, io sono di Milano, vivo lì, faccio cinema lì, insegno regia alla Scuola di Cinema di Milano, che è una delle due scuole pubbliche in Italia, uno è il Centro Sperimentale di Roma e l'altro è la Scuola Civica del Cinema, Televisione e Nuovi Media.